ricordate quel vecchio cartone barra film chiamato Chi ha incastrato Roger Rabbit? We tools may act idiotic, but we're not stupid. Who framed Roger Rabbit? In inglese si dice Who framed Roger Rabbit? Who framed Roger Rabbit? Parliamo proprio di frame. Ok, se lo usiamo come sostantivo vuol dire diverse cose, ma si usa probabilmente più spesso per dire la cornice, per esempio, di una foto. Ok, a frame. C'è anche la cornice di altro, le frame della finestra, per esempio. Vabbè, una cornice, ok? Se invece lo usiamo come verbo to frame somebody, anche qua diversi significati, ma nel caso di to frame Roger Rabbit vuol dire incastrare qualcuno, cioè fare in modo che qualcuno risulti colpevole, magari anche fabbricando delle prove false contro quella persona. It was all a trap to frame him. Quindi era tutta una trappola per incastrare lui. You tried to frame your brother for the murder. Ok, quindi tu hai cercato di incastrare tuo fratello per il delitto, come si dice? L'ammazzamento. You've been trying to frame her from day one. È dal primo giorno che stai cercando di incastrare lei. Una persona che viene messa in prigione erroneamente potrebbe dire I'm not guilty, they are framing me. Non sono colpevole, mi stanno incastrando.